basta leggere l'intervista e c'è scritto che chiedo a Macron di occuparsi della cosa. Se dimostra che è infondata è la cosa migliore. Se risulta fondata deve chiedere scusa. Punto. Che cosa ho inteso fare? Ecco, qui c'è stata la sagra dei secondi e terzi fini, dei possibili vantaggi personali che ho pensato di ricavarne, e poi sfera ancora più ampia, dei possibili svantaggi che potrei provocare all'uno o all'altro nella sede politica. Non mi importa assolutamente nulla della sede politica di oggi, né dell'uno né dell'altro. La ragione, ci crediate o no, è che una persona di 85 anni comincia a ragionare avendo in mente qualcosa di diverso da ciò che quotidianamente affligge i giornalisti che si occupano di cronaca politica. Comincia a pensare che davanti ha poco tempo. Comincia a chiedersi se c'è qualcosa di utile che può ancora fare, se c'è qualcosa di incompiuto che può provare a completare.